Ben ritrovati a Inglorious Glow Bastards, grazie ad Alberto Borchielli e Fabio Scacciavillani di avermi invitata e buona serata a tutti. Ciao Annalisa, un saluto a chi ci sta ascoltando. Allora, questa settimana è iniziata con una notizia molto importante che ha avuto copertura mediatica, ma probabilmente non quanto avrebbe dovuto averne, perché se stiamo cercando di capire come sarà il mondo post-pandemia, sono sicuramente dei segnali importanti che ci arrivano dall'Asia, ovvero che l'Asia si sta in qualche modo organizzando per cercare di avere un ruolo sempre più predominante nel prossimo futuro. E quindi i 15 paesi dell'Asia Pacifico hanno firmato un accordo commerciale che è stato promosso dalla Cina e punta a creare un'area di libero scambio simile, anche se con alcune differenze a quella dell'Europa, tra i 10 stati membri dell'ASEAN e più la Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda. Il grande assente di questo accordo è l'India, sicuramente avrebbe potuto avere un impatto diverso se avesse partecipato anche l'India, però è uno degli accordi più grandi appunto dopo il TPP degli USA degli ultimi anni. Ecco, Alberto, partirei da te, che sei un grande conoscitore del sistema asiatico. Che cosa significa? È un accordo soltanto formale e una vittoria che possiamo assegnare alla Cina e soprattutto l'assenza dell'India ha qualche peso, qualche significato? Beh, l'accordo è sostanziale, ma non è di grande portata, perché l'impatto sui PIL dei paesi sarà pari allo 0,2% del PIL nel lungo periodo. Attenzione, non è così importante sostanzialmente, perché questo accordo abolisce le imposte di dogana, però i dazi erano già bassi ormai. Col WTO e tutto, i dazi erano già bassi, quindi non è che abbia questo impatto deflagrante. È sicuramente per la Cina una vittoria politica. La Cina ha lavorato a questo accordo per 8 anni. Era il RCEP, che sta Regional Economic Regional Comprendo. Comprehensive Economic Partnership. Era passato in dimenticatoio, perché gli stessi paesi senza la Cina, con dentro gli Stati Uniti, abbiamo negoziato il TPP per lungo tempo, quindi l'RCEP era passato in secondo piano. Dopodiché, quando con l'avvento dell'amministrazione Trump, gli Stati Uniti sono ritirati dal TPP, i paesi, per la Cina è stato facile cogliere il pallino e raggruppare intorno a sé tutti i paesi dell'area. Addirittura paesi come l'Australia, nei cui confronti è presente una forte lotta commerciale in questo momento tra Cina e Australia. I paesi sono veramente alle antilopi, come si dice, cioè stanno lottando duramente con boicottaggio dell'importazione di rame, di gas australiano da parte della Cina e di carne. Cioè, nonostante, però, sono riuscito a superare questo momento e a firmare questa cosa. Cioè, l'RCEP comunque è una roba 3.0, non è 4.0. Non è comparabile. Il TPP era 4.0. Nel TPP c'erano i diritti dei lavoratori, c'era l'ambiente, c'erano i diritti d'autore, c'erano i meccanismi per la risoluzione delle dispute, meccanismi extraterritoriali di arbitrato o pararbitrato, tutte cose che l'ARCEP non prevede. L'ARCEP è veramente un trattato, diciamo, rudimentale, secondo, però sicuramente efficace, tanto efficace che l'India ha ritenuto di non farne parte. Chiaramente l'India ha un deficit commerciale nei confronti della Cina di 50 miliardi, che è un'enormità, considerato l'economia dell'India. Cioè, l'economia dell'India è come quella italiana, più o meno, 50 miliardi è un grosso deficit.
perché anche perché l'India ha una bilancia dei pagamenti abbastanza contenuta rispetto al PIL, per cui... E l'India aveva paura che un abbassamento dei dazi avrebbe provocato un ulteriore innalzamento di questo deficit in un momento di forte tensione tra India e Cina per via delle vette contese sull'Himalaya. Quindi diciamo che non è stata capace di catturare l'India, la Cina in questa partita. Comunque la partita è rilevante. Ha portato a casa l'alleanza col Giappone e Corea del Sud, che in altro modo non si sarebbe potuta avere. Sì, certamente, anche se l'impatto di questo accordo con Corea del Sud e Giappone è abbastanza marginale, perché i dazi nei confronti dei due paesi sono molto molto contenuti. Quindi aumenterà piuttosto questo, l'ARSI incrementerà ulteriormente le esportazioni cinesi nei confronti dei paesi dell'ASEAN. Questo sì, quindi aiuterà. Già per chi vive in quelle zone ci si rende conto che l'economia dell'ASEAN è fortemente centrata sopra la Cina. Ormai l'interscambio, la Cina è al cuore dell'ASEAN. L'ASEAN è tutto periferico e ruota intorno alla Cina. Con l'ARCEP questo principio si rafforza, ossia l'Asia è cinese, commercialmente parlando, anche se tutti questi paesi vorrebbero, gran parte di essi vorrebbero commerciare con la Cina e essere protetti dagli Stati Uniti. Questa sarebbe la soluzione ideale per quasi tutti. Ecco, dici bene, manca la proprietà intellettuale, che è uno degli argomenti più spinosi in questo momento, non fa assolutamente parte dell'accordo. Sì, beh, anche il lavoro. Sai, nel nuovo, come si chiama? Il nuovo NAFTA, che ha firmato recentemente con Messico e Canada, gli Stati Uniti, è previsto che il costo minimo del lavoro sia un tot, che ci siano certe condizioni di lavoro, che ci siano certi orari di lavoro, che ci sia la rappresentanza sindacale. Sono cose importanti in un trattato, tutte queste cose non ci sono nell'ARCEP. Sì, e poi... Da capi! Dirai. Come Fabio non ti senti? Dico, non ci sono i sindacati in Cina e quindi non era neanche una cosa troppo... Non era una patata bollente. Ecco, però stiamo vedendo comunque una riorganizzazione da parte dell'Asia, anche se simbolica, appunto il vero vincitore di questo accordo probabilmente soltanto la Cina, però se da una parte abbiamo l'Asia che sta già provvedendo al futuro, abbiamo visto anche i dati di crescita della Cina, questa settimana abbiamo avuto il PIL del Giappone del terzo trimestre che praticamente non cresceva così dal 1968, quindi vediamo che loro sono già nella fase 2 di questa pandemia. A questo punto aspettiamo, Fabio, una risposta dall'Europa e probabilmente anche dagli USA. Rientreranno o non rientreranno nel TPP? Ma adesso pare che Biden voglia riaprire... Allora, il TPP era in funzione anticinese, no, sostanzialmente. E è stato cassato... In realtà Biden non è che sia molto più libero scambista di Trump, tendenzialmente, perché tutti i temi che Trump ha messo 4 anni fa sul tavolo politico, e quindi l'America First, temi trattati in modo rozzo, ma sono temi che comunque risuonano anche nell'elettorato democratico, cioè non è che questi hanno, chi ha votato per Biden vuole il libero scambio necessariamente. Quindi l'afflato
per un maggior protezionismo non si stempererà con la sconfitta di Trump. Forse quello che c'è da augurarsi magari è che il trattato di libero scambio tra Europa e Stati Uniti possa essere in qualche modo rivitalizzato. Ma sulla voglia di rivedere quanto è la retorica degli anni di Trump e quanto è stato fatto contro l'estensione, insomma, l'espansione del commercio internazionale nei 4 anni di Trump, io non lo so, tutto da vedere. Non so, Alberto, tu come che percezioni hai? Guarda, Biden non ha mai parlato del TPP in campagna elettorale, quindi sarebbe molto strano se lui dicesse adesso lo firmo. Poi, a parte questo, sarebbe impossibile firmarlo, perché il TPP adesso ha preso un'altra strada. I paesi che sono rimasti ci hanno messo le mani e l'hanno firmato. Quindi il TPP è rimasto ed è stato firmato da tutti tranne che dagli Stati Uniti. Per cui l'RCEP, per alcuni di questi paesi, si va a sovrapporre a un accordo che loro avevano già firmato tra di loro, senza che gli Stati Uniti aderissero. Per cui ci andrebbero rimesse le mani per far rientrare gli Stati Uniti, perché i paesi che l'hanno firmato sono semplificati. Hanno tolto delle robe che erano degli Stati Uniti, che volevano gli Stati Uniti, ma visto che gli Stati Uniti non ci stavano più, loro se le sono tolte e poi se lo sono firmato. Per cui a sto punto, per me, è anche molto strano, sarebbe molto strano se Biden dicesse andiamo a rinegoziarlo. Potrebbe dirlo, però teniamo presente che lui ha vinto in Pennsylvania, in Wisconsin, in Michigan. Se lui avesse detto io vado a rifare un TPP, Pennsylvania, Wisconsin e Michigan non li avrebbe presi, per esempio. Sono stati che la volta scorsa aveva preso Trump e questa volta ha preso lui. E se non li avesse presi quasi non sarebbe stato rieletto, quasi, non del tutto. Per cui io giudico abbastanza difficile che lui provi a riportare in gioco la partita. Lui ha sempre detto, prima cercando di incentivare il Buy America e poi penseremo agli altri accordi. Sì, sostanzialmente è così. Non vedo un'inversione rapida di tendenza all'orizzonte, a meno che per motivi politici e per contenere appunto la mira espansionistica cinese si voglia fra qualche anno, non lo so, fra un paio d'anni l'amministrazione Biden si troverà tra virgolette costretta a allettare i paesi asiatici o i paesi anche dell'Europa occidentale, insomma, dell'Unione Europea, verso, diciamo, a tirarli via un po' dall'influenza cinese e quindi a concedere dei trattati commerciali. La vera scommessa, Fabio, sarebbe se gli Stati Uniti possono fare un accordo tirando dentro l'India. Questa sarebbe una nuova partita. Esatto. Però altrimenti aria fritta. Andare a disperdere capitale politico sul nuovo TPP mi sembra aria fritta per un presidente americano. Sì, sì, no, sono abbastanza d'accordo. Quindi, però, ripeto, fra 2 anni, se si intensifica lo scontro, ma non solo commerciale, proprio la rivalità tra America e Cina, non solo dal punto di vista economico, ma su quello geopolitico, allora un'arma per cercare di portare dalla propria parte un grosso numero di paesi potrebbe essere quello di concedere trattati commerciali ritenuti allettanti.
al momento, diciamo, è un'ipotesi completamente... Ma comunque da interpretare come un segnale di apertura da parte di Pechino. Ha cambiato rotta nella sua politica commerciale, internazionale? Ma non lo so, finora il vero, lo scontro è stato limitato alla Cina e agli Stati Uniti, poi gli altri paesi hanno fatto da comparsa, l'altro punto di scontro è stato sul NAFTA, sul rinnovo del trattato tra Stati Uniti, Canada e Messico, che quello è un capitolo chiuso, sono tutti contenti e vabbè. La Cina, oggi come oggi, vi faccio vedere tra l'altro questo articolo. La Cina sta di nuovo riprendendo la leadership nei commerci internazionali. Praticamente il mercato è così forte, il mercato dei trasporti internazionali, soprattutto via mare, no? Il trasporto di container, che i costi sia dei noli sia degli attracchi sono aumentati in tutto il mondo. Quindi i costi di trasporto sulle rotte tra la Cina e la costa occidentale degli Stati Uniti hanno iniziato un'escalation dopo l'estate. Ok. E quello che sta succedendo praticamente è che il deficit commerciale tra Stati Uniti e Cina è a livelli record. Nonostante la recessione, nonostante la pandemia, perché? Perché con tutti gli stimoli che gli Stati Uniti hanno dato a chi aveva perso il lavoro, a quelli che non... Guarda cosa dice qui, Fabio. Scusami? Guarda cosa dice qui. Le persone che oggi non possono andare in ufficio restano a casa, hanno bisogno di fare colazione, hanno bisogno di tostapane, detto l'armatore. È per questo che stanno acquistando pesantemente dalla Cina. Sì, sì. Milioni di oggetti tramite Walmart. Sarebbe come dire, siccome non possono più comprare servizi, le persone tornano a comprare cose. Sì, televisori, esatto. Tostapane. Aspirapolvere. Frigo, aspirapolvere. Tornano ad acquistare le robe che usavano prima quando sconsumavano in casa e non fuori. Sì, sì, ma poi hanno avuto soldi dal governo, no? Cioè, chi è disoccupato e comunque ha avuto, non so, i 600 euro, i 600 dollari a settimana, che ha fatto? Si è andato a spendere a Walmart. E per cui questi, diciamo, gli stimoli economici che sono stati dati dall'amministrazione Trump, si sono trasformati in pratica in uno stimolo economico alla Cina, perché i beni che vengono consumati, comprati e consumati dalle famiglie sono importati. A parte il cibo, sono importati. Quindi la Cina è rimbalzata prima di tutti gli altri paesi perché ha sofferto meno della pandemia. Insomma, noi avevamo scritto con Alberto in questo articolo già a giugno che la Cina sarebbe uscita prima e meglio di tutti gli altri paesi da questa per idea. L'Europa è più facile adesso fare accordi con i paesi asiatici? Non devono più negoziarli con i singoli paesi? Non lo so se questo è... Non so che cosa prevede il trattato. Cioè, io ho questo, diciamo così, parto da questo assunto, che bene o male è il WTO,
la sede dove questi trattati, diciamo questi, questa la nuova fase di liberalizzazione dei commerci mondiali dovrebbe essere impostata. Ora, questo da 20 anni praticamente sembra essere impossibile, perché i negoziati globali, il Doha Round, non mi ricordo più a che round siamo, si sono arenati, e quindi per procedere nella ulteriore liberalizzazione degli scambi si è ricorso ai trattati di libero scambio o regionali o addirittura bilaterali. Però adesso quello che sta succedendo è che ci stanno tutta una serie di trattati regionali che però non possono essere integrati tra di loro. Cioè, io non so se è possibile che l'Unione Europea negozi, cioè abbia un interlocutore in un gruppo di paesi asiatici che hanno sottoscritto l'ARCEP, perché non c'è il presidente dell'ARCEP, non so se mi spiego, non c'è un'istituzione, è un trattato che si esaurisce nelle clausole che stabiliscono i dazi e gli altri obblighi o benefici, e là finisce. Mentre il WTO è un'istituzione, mentre l'Unione Europea è un'istituzione, mentre addirittura anche l'ASEAN è un'istituzione, il Mercosur è un po', diciamo così, ha qualche aspetto istituzionale, e questi altri trattati, non so, c'è un trattato di un free trade agreement nel mondo arabo, si chiama GAFTA, se non mi ricordo male, però se qualcuno vuole negoziare con i membri del GAFTA, come diciamo così, in un unico blocco, non ha un campanello dove suonare. Non c'è una istituzione che possa affrontare questo allargamento, diciamo, del libero scambio tra questi due blocchi regionali. Quindi, per capire se è veramente il game changer della politica asiatica, dobbiamo vedere anche come si muoveranno nei prossimi mesi, soprattutto gli Stati Uniti, che mosse faranno. Esatto, bisogna vedere gli Stati Uniti quanta voglia hanno di imboccare, di fare il salto di qualità nella globalizzazione. Al momento sembrerebbe piuttosto improbabile, va, mettiamola così. Non. Poi magari le cose cambiano. Io mi ricordo che all'epoca della presidenza Clinton c'era un'avversione viscerale contro il Giappone, che allora era un po' la bestia nera, no? Dei sindacati, di quelli che dicevano ci rubano il lavoro, chiudono le fabbriche, eccetera, eccetera. Poi arrivò la presidenza Clinton e con una determinazione veramente incredibile portò a casa il NAFTA, che per l'America costituì un terreno di scontro virulento. Quindi a fine della giornata la storia può prendere delle traiettorie che sembrano improbabili solo pochi mesi prima. Bene, Alberto, volevi aggiungere qualcos'altro? No, Annalisa, credo che siamo troppo lunghi in queste, al contrario, dovremmo cercare di essere più sintetici. Sì. Va bene, allora salutiamo Annalisa, salutiamo chi ci ha ascoltato. Grazie a chi ci ha ascoltato. Grazie. Raccomandiamo di mettere qualche like e di condividere sui social se vi è piaciuto. Grazie. Ciao. Vuoi fare un terzo? No, direi che va bene adesso, almeno che...
abbiamo magari, non lo so, sulle cose italiane vogliamo fare un, però sai che cos'è? Che poi rischia di essere un po', cioè, non lo so, se ci sono dei temi generali, se ti va di parlare qualcosa di in termini generali. No, 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 basta, basta, basta. Basta, basta. Ah. Ciao Annalisa. Ciao. 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 Grazie. Ciao. 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 Ciao.